A Teramo, tra i primi luoghi in Italia, il 20 e il 21 giugno si svolgerà una live music all'aperto con oltre 60 artisti, ovviamente rispettando il distanziamento sociale e le norme di sicurezza. L'iniziativa è organizzata dall'Ectus Teramo e Città della Conoscenza Onlus, con il sostanziale contributo organizzativo, finanziario e di idee dei condomini 19-21 delle palazzine di Via Tevere e Via Pescara nel quartiere di San Berardo di Teramo, che hanno promosso una raccolta fondi tra i cittadini. Le strade, i giardini e gli slarghi di questa periferia teramana diventeranno così palcoscenici e teatri. Ai concerti che si susseguiranno nel corso delle due giornate si potrà assistere previa prenotazione dei posti. Abbiamo deciso di farlo qui, tra i palazzi dell'edilizia residenziale, nel quartiere dove siamo nati e cresciuti tutti. E soprattutto è la prima volta che riusciamo a mettere una kermesse di questo valore artistico oltre che organizzativo. È il primo grande live che si fa in Abruzzo dopo il coronavirus, è il primo del 2020 live. Siamo molto spaventati ma anche molto decisi a fare questo. Sarà questa la prima due giorni di musica e spettacoli all'aperto a Teramo dopo il lockdown, un'imponente organizzazione che parte dal basso e che si avvale del contributo del Conservatorio Braga e del Comune di Teramo e della sentita adesione degli artisti che hanno accettato di partecipare senza un cachet e solo con il rimborso delle spese. Un messaggio forte che si spera arrivi alle istituzioni. È incredibile come i cittadini siano stati capaci di organizzare un evento così importante. Sostanzialmente noi abbiamo messo insieme delle energie, ma i veri protagonisti di questa cosa naturalmente sono gli artisti che hanno accettato di partecipare al live senza un cachet, solo con il rimborso spese, sono tantissimi. E i cittadini dei condomini 19-21 di San Berardo, dai quali è nata l'idea, durante il lockdown tra i balconi, hanno cominciato a raccogliere fondi e il messaggio è forte, se lo abbiamo fatto noi, se lo fanno dei volontari, gli enti pubblici, le amministrazioni, le fondazioni che hanno soldi in pancia devono cominciare a tornare a spendere in cultura e in spettacoli, devono far vivere questo mondo che è un mondo che sostiene i nostri borghi, il nostro turismo.